cari, davanti a questa Basilica della Collegiata, insieme alla nostra Vergine Martire Agata, patrona di Catania, siamo qui col clero e il seminario, con le illustri autorità che salutiamo, signor Sindaco, Sua Eccellenza il Prefetto, ecco, vedo tante e tante autorità, le salutiamo tutte e siamo grati, veramente grati per la vostra presenza, perché essere presenti alla festa di agosto di Sant'Agata talvolta richiede un sacrificio, talvolta impone un ritorno da sedi di riposo, di ferie. Vedo che c'è anche il signor Presidente della provincia, ecco, li vado scoprendo, vedo che c'è anche la nostra alta magistratura, ci sono i nostri rappresentanti dell'autorità militare della città, la nostra amministrazione municipale, ecco, salutiamo tutti con grande affetto. Perché siamo qui, miei cari? Siamo qui sotto lo sguardo anche del Beato Dusmet. Stiamo celebrando il primo centenario della dipartita al cielo del santo nostro cardinale Beato Dusmet. Siamo qui perché ricordiamo i 200 anni di dedicazione e consacrazione di questa bellissima chiesa, Basilica della Collegiata, che è nel cuore di tutti i catanesi. Nella gioia di questo incontro, nella festa di questa assemblea piena di grazia e di gioia, riconosciamo i nostri peccati. Fedeli carissimi, celebriamo Sant'Agata nel ricordo del ritorno a Catania delle sue preziose reliquie. La celebriamo qui alla Collegiata come se la nostra martire e patrona venisse a congratularsi per il 200° di consacrazione di questa preziosa Real Cappella dei Re Aragonesi, Basilica della Madre dell'Elemosina, ossia della tenerezza. Sempre vicina alle vicende del popolo fedele di Catania, Agata viene a gioire con noi nel fausto bicentenario di dedicazione di questa, che è una tra le più belle e antiche chiese della storia religiosa e culturale della nostra città. Non dimentichiamo, miei cari, che la Chiesa, cominciando a prepararsi al Giubileo del 2000, è mobilitata dal Papa ad un coraggioso, sereno e sincero esame di coscienza sulla sua fedeltà ai principi evangelici e sulla sua missione di servizio all'uomo. La preghiera dà la forza della speranza e suscita il segreto potente, operoso e fecondo dell'amore.